Io mi chiamo Cristina, ho 36 anni. Sono sposata con Cristian. Mi chiamo Cristian, ho 37 anni. E abbiamo due bambini, Morgan di 11 anni. Se non è vero, ti pianto un pugno. E Siria di 7. Morgan è abbastanza in conflitto con sua sorella. Il problema più grosso è che bisticciano spesso tra di loro. Risponde in malo modo, ma va, ma non voglio. No, sì. Non voglio. Ma come no? Ma no. Morgan poi non è un gran chiacchierone. Non dice mai niente, un po' riservato come bambino. A volte per sapere qualcosa di più di mio figlio vado magari sulla sua pagina a vedere con chi messaggia. Inoltre Morgan ha un disturbo dell'attenzione, quindi soprattutto a livello scolastico su questa cosa bisogna stare un po' attenti. Stai facendo i compiti o stai facendo 50.000 altre cose? Stai attento. Siria, secondo me, guarda troppa televisione. Non gli si può rubare il telecomando. No, no! No! E adesso ha preso un po' questa mania dei videogames. Glielo porti via, scenate dell'altro mondo. Poi questo coso qua non è possibile stare imbattita tutto il tempo davanti a sto coso. Sì, è viziata soprattutto dalla mamma. Con Morgan è più rigida. È difficile fare una cosa, no? Non è che devi fare 50.000 soluzioni. Non è che gliela dà sempre vinta Morgan come Siria. Mamma, mi sono lavata le mani, adesso dammi un pezzo di formaggio. Aspetta il riso. Un pezzo di formaggio. E anche se io dico lascia stare o così, dopo vado a cozzare con lei. Quindi lascio sempre perdere, lei la vizia e andiamo avanti così. Fatti 5. La tata ci può essere di aiuto per Siria, come fargli capire che comunque guarda troppa televisione. Soprattutto nei confronti anche di Morgan, magari ci dia qualche consiglio per riuscire ad aiutarlo proprio in questo suo percorso di crescita futura, anche a livello scolastico. Ragazze, c'è un nuovo videomessaggio, vediamolo insieme. Ciao, sono Cristina, ho 36 anni, sono mamma di due bambini, Morgan di 11 anni e Siria di 7. I miei figli litigano troppo spesso, Siria è capricciosa, vuole sempre la televisione. Morgan ha questo disturbo dell'attenzione che mi crea comunque dei problemi, sia a livello familiare che scolastico. Vi prego, aiutatemi. Un appello interessante. Infatti, ma ogni missione è un caso a sé. È un caso che non vuoi farti sfuggire? Esatto. Parto immediatamente e ci vediamo tra una settimana. Chi è? Sono tata Lucia. È arrivata la tata. Io so chi è perché adesso me l'ha detto al citofono. C'è la sua. Adesso lo vedete. Morgan lo spiaggia. Oh, buongiorno. Come va? Sono bene, Lucia. Grazie.
trovato quel dente lì? L'hai perso. L'hai perso? E tu sei? Morgan. Ciao Morgan, quanti anni hai tu? 15. Ah caspita, sei un giovanotto, eh? E tu chi sei? Come si chiama questo cagnolino? Tommy, ma guarda che bel codino a pompon. Allora, adesso mi metto in un angolino e voi dovete far finta che io non sia neanche arrivata. Sì. Va bene? Vediamo un po' se siete capaci. Inizio la mia osservazione. Ecco qua. Cos'è che hai da fare? Morgan deve eseguire i compiti e la mamma è seduta vicino a lui. Allora, prima devo fare le moltiplicazioni. E divisione. Ma prima quale parentesi? Graffa, quadra e scrivere. E prima di tutte quale parentesi si va a togliere? Con le tonde. Ok. Cioè, vabbè, ma come roba di tenere un po' di ordine, no? Però se non sei sicuro, lo sai che lo possiamo fare su un foglio in brutta, eh? Scrivi il tuo risultato. 56. La mamma è molto prevenuta sul fatto che Morgan sappia fare da solo e quindi purtroppo continua a intervenire in modo negativo. Vabbè, ma se questa è una moltiplicazione, perché non lo fai il tuo benedetto risultato? E lo devo fare adesso? Fallo. Carna. Okay. Sì, ma ascolta, due quadretti, quattro quadretti e qui uno, due, tre, quattro, cinque. Vale. No, vabbè, è un corno. Cioè, da dove sei partito adesso? Dalla graffa. E questo pezzo? Un covino. Vabbè, ma Morgan. Cioè, ma su me, a me, Ecco perché non mi tornava di Ecco, cosa. Allora, cerchiamo di stare un pochino più concentrati, riparti dai numeri che vedi, non inventarti cose nuove. Il disturbo dell'attenzione richiede molto spesso solo l'attivazione di determinate procedure che semplifichino all'ottica del bambino il lavoro da fare o quantomeno lo spezzettino nei tempi a lui adeguati. E questo è facilmente programmabile da un adulto che sappia cosa fare. Fermati, a casa mia c'è una parentesi. Il 18 è fuori dalla parentesi, non dentro. Porco vero! Ma ecco! Stai attento a quello che ricopi. Scusami, ma 5 non fare per 3, tutto a mente. 15, amore, ma non fare 15, tutto a mente. 45 diviso 15 trovo il risultato. Ascoltami. Che genio. Sì, genio. Siria, a mio parere, soffre di un, chiamiamolo pure, disturbo cui molti bambini di oggi sono soggetti, cioè il coprire le loro emozioni o anche le loro personali attività da questa fonte continua di luci, suoni e racconti molto spesso inappropriati che girano intorno. No! Adesso mi hai proprio rotto, basta, basta. Non è possibile, non è possibile. Siria, dammi qualcosa, dammelo. Siria, forza della galera. Dammelo. Ah, che adesso mi arrabbio tantissimo. Cioè, rischiamo anche di romperlo, in questo modo qua. Ma si fa a spegnere. Dammelo. Siria è sempre alle prese col telecomando, non lo molla per nessuna ragione, pur non sapendo esattamente cosa guardare. Gli occhiali. Morgan e Siria, come tutti i fratelli, hanno infinite occasioni di litigi più o meno importanti. Ovviamente i due ragazzini hanno una modalità di risolvere la cosa, generalmente venendo alle mani o gridando. Basta, allora basta, lo porto via io, te lo comando, basta. Lo porto via io, non se ne parla più né uno né l'altro. Cristina non dovrebbe mai intervenire in questi litigi se non in caso di vero pericolo fisico, perché un bambino deve imparare a relazionarsi per conto proprio.
Allora, di cena arriva il papà. Oh, eccolo qua. Piacere. Piacere, Cristian. Io non esisto, eh. Ok. Grazie, grazie. Ciao papi. Ciao a tutti. Quando la cena è pronta, sì, i bambini si siedono a tavola, però la televisione è accesa e serve quindi da punto di deterrente dell'attenzione. La cena è molto frettolosa e i bambini si alzano continuamente. Non è sicuramente un momento di condivisione rilassante. Inizia il mio secondo giorno di osservazione. Prima voglio che vai giù e metti a posto un po' il tuo angolino, eh? No. Sì, mica no, c'è giù un casino che metà basta. Non si capisce neanche che libri c'hai lì. Vai giù a mettere a posto. No. Morgan. Che palle. Morgan! La mamma chiede a Morgan di scendere a sistemare i suoi libri. Che il bambino ha raggiunto. Cosa? Le custodie dei flauti dove sono? Non ci sono più? Sto parlando con te, le custodie dei flauti dove sono? Ecco, allora mettili al suo posto le cose. Sai che mi dà fastidio a me vedere il casino, eh? E non cantare quando ti rimprovero, mi dai nervi. Prepara bene la cartella per domani, tutto bene in ordine, ti metti le calze. E guardo la tele. Mentre Morgan esegue i compiti, Siria è perennemente col telecomando in mano. Siria, perché non mi fai un disegno invece che star lì in besuida? Guardiamo, due minuti. Tu pensa al tuo, non fare l'avvocato, il diavolo. 10, 0, Morgan. 1, 0. Cioè, per disegnare, mezz'ora che sei dietro a disegnare. Finisci lo sto cavolo di disegno? Gira un minuto, poi devi disegnare alla mamma. Vai, quasi finito. Tua sorella i disegni li fa in 5 minuti. Cristina mette in atto un giudizio troppo positivo nei riguardi di Siria. Finito, mamma. Bello, bravissima. E troppo negativo nei riguardi di Morgan. Mamma, allora non è, me l'ha regalato la nonna. Morgan, vai avanti a fare quel compito. Ma io sto andando avanti alla Siria. Che dice che sono suoi pennarelli? I bambini sempre sentono di pelle questo tipo di emozione della mamma o del papà o dell'insegnante e crea in loro quasi una delusione emotiva nel confronti di chi invece dovrebbe essere competente e autorevole nei loro confronti. Morgan, vai avanti. Ho notato che Morgan, per comunicare con gli amici, usa un social network. È assurdo che Cristina, per sapere cosa pensa suo figlio, vada a vedere la sua pagina su internet.
E questo è sempre il suo sito? Questo è il suo profilo, sì. Dove c'era la ragazza lì mezza nuda? È il tatuaggio. Ho capito, però. È una che fa vedere il tatuaggio. Ma capito. Non si capisce neanche che cos'è. Come no? Si ma capisce no. Benissimo. Cos'è? Cristina dovrebbe lei stessa far presente al figlio che quello non è il modo di venire a conoscenza dei suoi amici e delle persone. La mia osservazione è finita, è arrivato il momento di parlare con i genitori. Prima di tutto io devo congratularmi con voi. In casa vostra io ho respirato un'aria molto serena e pulita e un'aria di voglia di bene, che credetemi è abbastanza raro sentire. Ma naturalmente voi mi chiederete, ma allora dove sbagliamo? Voi sbagliate a concedere il telecomando a Siria. Per noi i babysitter sono come noi. Siamo i tuoi babysitter. Sbagliate in toto. Sbagliate a non scegliere voi cosa, quanto, quando può vedere la TV. La TV è uno spettacolo che si sceglie come se si andasse al cinema. Non sempre acceso tutto. È sbagliatissimo. Sbagliate a lasciare che Morgan usi un social network. Proprio sbagliato in pieno. Sbagliate a non trovare il modo che le sue relazioni con gli amici o con voi siano reali e immediate, perché è molto più importante guardarsi in faccia direttamente che non scrivere su Facebook. Certo. Sbagliate a non rinforzare positivamente Morgan, che invece è un ragazzino molto sensibile e molto intelligente. Io ho notato che tu lo critichi molto, ma non lo metti nella situazione di fare bene. Morgan! Cosa? I quaderni si mettono dentro dritti però, perché se poi fanno 6.000 orecchie... Ma si erano messi benissimo. Adesso sono benissimo. Lo critichi quando ha già sbagliato. Invece basterebbe organizzarlo prima. Sbagliate in un certo senso a differenziare le vostre reazioni, per esempio la non ubbidienza, eccetera, tra uno e l'altro. Dai, quasi finito. Tua sorella i disegni li fa in 5 minuti. Io mi rendo conto che Siri è la più piccola, è una bambina, eccetera, ma questo non la rende autonoma e forte. Da Morgan, magari essendo anche più grande, si pretende, fra virgolette, da grande. No, e magari... dunque, l'essere grande non deve essere una punizione. Lui deve sentirsi capace, ha bisogno di sentirsi, fra virgolette, grande. Invece così diventa quasi una punizione. Tu sei grande, allora tu devi accettare, tu devi ubbidire, tu devi fare. E lei no, non è giusto, assolutamente non è giusto, perché è chiaro che in un ambiente più neutro lei si sentirà persa, perché non viene accettata così come viene accettata a casa. Certo. Da domani, con poche semplici regole, io vi suggerirò di continuare ad essere così sereni e soddisfatti del vostro progetto familiare, ma di completarlo in modo che crescendo sia veramente anche il progetto dei vostri figli, con grande soddisfazione. Okay. Il fatto che sono un po' più condiscendente con Siria, un pochino me lo riconosco. Morgan comunque si appresta a essere un ragazzino, quindi non lo deve vedere più come un bambino. Sicuramente cercherò di rivedere questa cosa, come dice la tata.